The Digital Wine è il podcast che unisce il vino e l'innovazione digitale. Notizie, suggerimenti e strumenti per chi vuole portare il proprio wine business nel mondo delle nuove tecnologie. The Digital Wine è un progetto di Rolando Mucciarelli. Benvenuti su The Digital Wine Podcast. Quando comprate una bottiglia di vino, voi vi fidate di quello che c'è scritto in etichetta. I produttori mettono molta cura nelle indicazioni che compaiono sulla bottiglia, proprio per dare ai propri clienti tutte le informazioni necessarie, che sono anche previste per legge, sul vino che voi state acquistando. Ci sono sempre però problemi di truffe o di manomissioni, e questo significa che le cantine vinicole e i produttori devono dotarsi di strumenti sempre più evoluti per far fronte a questo problema. E qualcuno usa dei chip NFC inseriti nella capsula delle bottiglie, qualcuno più smart tecnologicamente ricorre addirittura alla tracciatura con la blockchain. E questo è un problema che riguarda chiaramente tutto il mercato vinicolo del mondo, e i produttori vinicoli stanno usando proprio tutte le tecnologie per poter dare una sicurezza migliore ai propri clienti sul prodotto che poi metteranno sulla propria tavola. Le aziende sono molto attente al tema delle contraffazioni per due validissimi motivi, naturalmente. Prima di tutto, se viene venduto un vino che non risponde ai regolamenti disciplinari, ad esempio spacciando per DOC, quindi di origine controllata, un vino che non è prodotto con le caratteristiche previste, tutta l'industria ne risente, si perde la credibilità e nessuno comprerebbe più dei vini con la fascetta della denominazione, che quindi non avrebbe più il senso e il significato di dare più sicurezza al consumatore. Il secondo valido motivo è che chiaramente ci perdono un sacco di soldi, soprattutto le aziende vinicole che producono e vendono vini dai prezzi più elevati. Le cantine infatti che producono vini di pregio o distributori che hanno a catalogo vini da collezione sono chiaramente quelle più a rischio. Hanno però anche le capacità, sia tecnologiche che finanziarie, per rendere più difficile la vita dei truffatori. Non esistono però soltanto dei metodi tecnologici per essere sicuri che quella bottiglia che arriva sulla tavola del consumatore o nella cantina di un collezionista sia effettivamente vera. Ci sono anche dei sistemi meno digitali per scoprire se una bottiglia è vera oppure falsa. In questo episodio parleremo di Maureen Downey, che è una esperta nello scoprire e rintracciare false bottiglie di vino di valore elevato, i cosiddetti fine wines. Adesso vedremo come fa. Viene soprannominata la Sherlock Holmes del vino, e Maureen Downey è in effetti è proprio questo. È una detective che scopre quali sono le bottiglie false all'interno di una collezione di bottiglie che vengono invece vendute come vere. È un'esperta chiaramente in vini di pregio, vini rari e vini da collezione, ed è riconosciuta universalmente come la massima autorità in materia di contraffazione del vino. Generalmente viene ingaggiata dai collezionisti che acquistano i vini alle aste di Londra, di Parigi o di Singapore, quindi persone che spendono svariate decine di migliaia di dollari, anche 100-200 mila dollari ogni volta. Nel 2005 ha fondato la Chai Consulting, che è un'azienda che offre proprio questo tipo di servizi, e ha fatto da consulente al governo degli Stati Uniti nella prima e fino adesso unica causa per frode vinicola. Nel 2015 ha fondato winefraud.com per assistere sia i commercianti che i collezionisti e per migliorare la loro educazione. È un sito web dove vengono descritte alcune semplici indicazioni
su come fare, su che cosa fare prima di acquistare una bottiglia di alto valore. Di alto valore stiamo sempre parlando dai 3, 4 mila, 5 mila dollari in su. Il suo database comprende oltre 24 mila immagini di bottiglie vere e contraffatte, con indicate tutte le differenze che possono aiutare a riconoscere quelle false. Inoltre prende in considerazione tutte quante le caratteristiche del contenitore, ossia gli inchiostri usati, il tipo di carta, i tappi, le capsule, insomma tutti quanti quei particolari che possono aiutare a rivelare se una bottiglia è vera oppure no. Nel 2016 la signora Downey ha fondato la Chine Wine Vault, che è una soluzione digitale, una piattaforma digitale per assicurare sia l'autenticità che la provenienza dei vini pregiati. E viene usata una tecnologia proprietaria della Everledger, e la Everledger è un'azienda esperta nel commercio e trasporto di diamanti, quindi stiamo sempre parlando di oggetti ad altissimo valore. Non è una piccola fetta di mercato. Secondo la Downey, il guadagno globale del vino contraffatto vale qualche miliardo di dollari. Considerate che stiamo parlando di bottiglie che possono valere anche qualche decina di migliaia di dollari. Parlo di dollari perché normalmente è la moneta che si utilizza nello scambio e nella compravendita di vini di alto valore. Se voi chiaramente acquistate direttamente dal produttore o da un distributore certificato, il rischio è praticamente nullo, e quindi le bottiglie che voi avete acquistato saranno vere. Spero per voi che abbiate la possibilità di acquistare un vino da 5.000, 10.000 o 30.000 dollari. Il problema della contraffazione è maggiore su vini con parecchi anni o addirittura anche parecchi decenni di invecchiamento, perché sono vini che non sempre vengono bevuti che vengono acquistati da chi poi li vuole bere, ma semplicemente da un collezionista, e spesso anche chi li acquista non è a conoscenza del tipo di vino con cui sono fatte, e non saprebbe riconoscere, a meno che non fosse appunto un esperto, un sommelier o un enologo, una persona comunque che abbia una certa conoscenza del vino, non saprebbe riconoscere che sta bevendo un vino piuttosto che un altro, e si basa soltanto appunto su quello che c'è scritto in etichetta. Sono appunto questi vini di alto pregio, dei 20, 30, 50 anni di invecchiamento, ad avere il maggior numero di manomissioni. Sono ancora di più manomessi i vini da collezionista, cioè quelli che sono risalenti ad esempio alla fine del XVIII secolo o agli inizi del XIX, perché spesso e volentieri vengono acquistati in mercati secondari o in case d'asta che a volte non hanno a disposizione degli esperti o persone che possono consigliare per decidere se le bottiglie acquistate siano vere oppure no, e quando è il momento poi di venderle non si guarda troppo per il sottile. Maureen Downey si basa su tutti quanti gli indizi che ha a disposizione, che si vedono in una bottiglia, per scoprire l'autenticità. La prima cosa è, ad esempio, informarsi presso il produttore. La maggior parte delle aziende vinicole francesi, che sono quelle più prese più di mira da parte dei truffatori, hanno un registro accurato delle bottiglie prodotte, anche nei secoli passati. Basta cercare in questi archivi per rendersi conto se quella bottiglia in quella particolare annata sia stata prodotta oppure no. Capita infatti che un produttore un certo anno decida di non imbottigliare un vino con l'etichetta di maggior pregio perché magari l'annata non è stata particolarmente felice, e quindi imbottiglia, chiaramente non viene buttato nulla, ma lo imbottiglia con un'etichetta differente, perché tanto proprio per far conoscere che quel vino che sta vendendo non è lo stesso dell'anno prima. Quindi chiedere al produttore è la prima cosa che fa la Maureen Downey con la sua azienda, per conoscere tutta la storia di quella certa bottiglia.
un secondo controllo che viene fatto è quello dei caratteri di stampa dell'etichetta, gli svolazzi del marchio, il disegno che compare in bella vista. Ad esempio, se è uno chateau francese, spesso e volentieri c'è proprio il disegno del castello o della maison che ha prodotto quel vino, e a volte questo disegno viene fatto in maniere differenti anno per anno, e tutti quanti i cliché vengono tenuti sotto chiave dal produttore. Maureen Downey fa questo tipo di controllo. Chiaramente un truffatore non ha la possibilità di avere a disposizione il cliché originale, e spesso fa una copia delle etichette che vede magari su internet, oppure di cui fa la fotografia ad una casa d'aste. E è anche questo qui un sistema: andare in giro per case d'aste o per o da collezionisti e fare delle foto alle bottiglie e poi ricopiare in qualche modo l'etichetta. Chiaramente poi ogni azienda ha una propria tipografia di riferimento che utilizza un cliché di stampa certificato e utilizza degli inchiostri particolari. Gli inchiostri che utilizza una tipografia sono diversi da quelli che ne utilizza un'altra, soprattutto per i vini del 1800-1900. Anche cambiare il carattere tipografico di una lettera può essere un sistema per i produttori per capire se quella bottiglia è veramente la loro oppure invece è stata manomessa o è stata falsificata. Una cantina, ad esempio, potrebbe far stampare la C con un colore leggermente più chiaro rispetto alle altre lettere, o introdurre appositamente un errore in un disegno. I truffatori spesso non fanno un accurato lavoro di verifica in questo caso, perché sanno bene che le persone a cui le andranno a vendere non sono degli esperti. È chiaro che però l'ignoranza del compratore non è una scusante per vendere un prodotto contraffatto, ci mancherebbe. Un altro sistema per capire se una bottiglia è vera oppure falsa è controllare il tipo di tappo utilizzato. Nel corso dei decenni il modo di produrre tappi di sughero si è modificato. Alcune aziende sono rimaste fedeli al metodo di produzione originale, altre hanno deciso di cambiarlo nel corso degli anni. E anche qui tutte quante le aziende che producono vini di un certo livello hanno registrato tutti quanti questi cambiamenti. Ad esempio, se una bottiglia del 1820 ha un tappo prodotto con delle rondelle sovrapposte, si potrà sapere che è sicuramente falsa, visto che questo modo di produrre i tappi è stato introdotto soltanto nel 1903. Un altro parametro che viene controllato è la qualità del vetro della bottiglia, il suo spessore, la sua fattura, il colore, la marchiatura. I vetri sono stati prodotti in modi completamente differenti nel corso degli anni. In 200 anni il modo di produrre le bottiglie di vetro si è modificato parecchio, è cambiato il peso delle bottiglie. Oggi si tende ad esempio ad avere delle bottiglie più leggere, anche per una questione di migliore trasportabilità. Si può riuscire quindi, anche controllando il tipo di vetro, si può riuscire a capire se quella bottiglia abbia realmente gli anni riportati nell'etichetta del vino. È chiaro che occorre avere un occhio attento, e quello di Maureen è certamente un occhio molto molto allenato a verificare e a controllare tutte quante queste differenze. L'allenamento è dovuto da centinaia di controlli fatti sul campo insieme ai produttori, studio di bottiglie vere e di bottiglie false, e incroci tra registri di cantina e i documenti dei trasportatori, perché a volte il vino che si acquista non viene preso direttamente dalla cantina vinicola, ma ha passato 4-5 mani, e questo può aver comportato da qualche parte una manomissione. È chiaro che il tutto è reso ancora più complicato quando i vini raggiungono le case d'asta, perché spesso sono acquistate da collezionisti che le hanno a loro volta acquistate in un'altra vendita all'incanto, oppure da un tribunale che ha dichiarato il fallimento di una proprietà, o da successioni ereditarie che sono rimaste in qualche zona grigia. Quindi la provenienza spesso è difficile da conoscere.
sul sito di Wine Search